Stiamo passeggiando per questa magnifica galleria d'arte, Giacomo, avete fatto una cosa veramente stupenda. Si vedono queste opere magnifiche del maestro Sanjay riportate, adesso ha imparato, in tutte le possibili combinazioni. Sai che io sono un po' preoccupato. Perché? Perché mi chiedo cosa faremo in futuro, come riusciremo a stupire ancora, a essere un passo avanti? Guarda, non me lo chiedere adesso perché sono completamente assorbito da questa nuova esperienza che abbiamo fatto per la prima volta. Però noi siamo un'azienda che si caratterizza per le sorprese, quindi non svelo le carte e vi attendiamo numerosi alla prossima occasione. Va bene, cerco di portare il discorso da un'altra parte. Parlami invece di qualcosa che riguarda il presente, cioè delle conquiste che state facendo nei mercati esteri. Ci sono importanti novità anche qui, queste si possono dire. Sì, attualmente ci stiamo concentrando sui paesi emergenti e le quote di fatturato per i mercati esteri sono in continua ascesa. In questa ottica abbiamo iniziato un processo di internazionalizzazione sempre più mirato e una ulteriore presenza nei mercati predominanti. Oltreoceano, con diverse presenze, si posso andare nello specifico? Ci sono mercati particolarmente brillanti? Ma noi siamo abbastanza pragmatici, dopo aver raggiunto una certa quota di fatturato procediamo con l'apertura di una filiale, quindi ci saranno sorprese anche in questo campo. Ho capito che non ti vuoi scucire. Allora ti faccio scucire sull'ultima cosa, vieni, perché ho visto una cosa che brilla particolarmente, il glitter. Sì, sembrano diamanti, ma in realtà sono dei glitter ad altissima rifrazione della luce. Sembrano diamanti. Sembrano. Sì. Sono così belli che sembrano veri. È un'altra cosa che non vuoi dire, ho capito. E questi prodotti qua, ovviamente, come è il caso di un po' tutti i nostri prodotti, non riescono mai a raggiungere dei livelli di prezzo competitivi per i mercati medio-bassi, ma sono assolutamente indispensabili per chi fa alta moda o per chi fa dei segmenti di mercato di medio-alto livello. Purtroppo questo è un po' un limite, ma anche un vantaggio, cioè scegliere Memphis vuol dire scegliere un prodotto di alta qualità che può dare un alto valore aggregato. Permettimi, a me questo sembra un grande vantaggio, non c'è nessun limite, quando dietro una grande idea c'è una grande qualità, c'è poco da fare. Roberto Benfenati e Giacomo Amenin vi salutano e vi danno appuntamento al futuro. Arrivederci, a presto.